siamo qui questa sera, stiamo per cominciare questa serata, questa cena Love Food, al termine di questo progetto che ha visto coinvolto tantissime realtà del territorio e non solo. Ancora di più i giovani, gli studenti dell'ENEI, perché hanno preparato tantissimi pasti. Con questa sera arriveremo a circa 1830 pasti preparati, di cui 1700 consegnati direttamente a domicilio dei volontari Caritas. Qui vicino a me ci sono la sindaca Elena Piastro, la sindaca di Settimo, c'è Salvatore Collarino, presidente del Banco Alimentare del Piemonte, a testimoniare quanto questo progetto sia stato importante per il territorio. Certamente l'interesse del Banco Alimentare non è solo quello di recuperare del cibo e distribuirlo alle persone in difficoltà, ma certamente l'aspetto educativo e culturale è altrettanto importante. E un'iniziativa di questo tipo ne è una testimonianza oggettivamente rimarchevole. L'interesse dimostrato dalla Caritas e dai ragazzi di questo istituto nel voler affrontare col loro lavoro, con la loro attività, il bisogno delle persone del territorio è certamente una cosa che bisogna guardare e di cui essere attenti, fieri e rispettosi. Da parte mia soprattutto un ringraziamento. Caritas lavora sul nostro territorio ormai da moltissimi anni in modo tra l'altro estremamente capillare, quindi anche orientandosi in base alle diverse situazioni del territorio con un'attenzione che è assolutamente encomiabile, con una capacità di fare rete assolutamente non usuale. Insieme a Caritas, in modo spesso complementare, si tenta di arrivare alle situazioni di massima difficoltà, di massima fragilità. Un'iniziativa come quella che andiamo a recuperare oggi, perché in realtà sì, come sappiamo l'iniziativa fu tentata quest'inverno, poi naturalmente per il Covid non si poté procedere, o meglio non si poté procedere così come vedremo questa sera insieme alle persone, ma si tratta di un'iniziativa ancora più interessante perché ci permette di condividere, no? Di essere insieme, di tenere insieme le persone anche visivamente nel condividere il pasto, e questo è un percorso che Caritas sta facendo da molti anni e secondo me aggiunge valore alla presenza, insomma al momento del pacco alimentare, che non deve essere, e così stiamo provando a fare anche come amministrazione con l'iniziativa dell'Emporio Solidale, non deve mai essere esclusivamente un limitarsi all'aiuto, no? Fine a se stesso dell'intervento alimentare, ma contiene in sé un sostegno reciproco rispetto alla comunità nei casi di fragilità, che mette insieme quello che l'ente può dare da una parte, quello che le Caritas riescono a tenere e a restituire e quello che insieme alle persone che sono in una situazione di difficoltà possiamo provare a condividere. Un ringraziamento davvero a Pasquale, ma attraverso di lui naturalmente a tutte le Caritas della città, perché il lavoro che fanno è preziosissimo.